miglior cucina creativa. Lui, la precisione del lavoro, un imprinting che ha costato agli ingredienti solani e ha un talento invidiabile che cavalca una parabola anomala, sempre ascendente. Oggi vanta ben 2 stelle Michelin. Ladies and gentlemen, lo chef Pino Cutaia, miglior cucina creativa. Premio Natale Giunta, e non poteva che non essere così. Speriamo che ci sia Natale, ciao, congratulazioni. Nataluccio, benvenuto sei, Petramace. Ciao, come stai? Tutto bene? Allora, Natale Giunta e poi Francesca Fellini. Sì, Francesca Fellini, giornalista e scrittrice che da nipote di Federico Fellini ha presentato un bel libro. Vieni Franci, vieni, lo so tesoro, lo so. Vieni, vieni amore. Voilà, molto dinamica. Eccola lì, la Francesca Fellini. Allora, vogliamo una domanda, te la faccio a Natale, perché tu sei particolare, poi una lei, l'ultimo lui, perché è ospite e premiato. Natale, cosa ci prepari se veniamo a casa tua a mangiare d'estate con questo caldo? A casa mia dipende da chi viene. Se vieni tu, a casa mia dipende cosa mi viene a mente. Sicuramente del pesce, abbinato a quello che sono i prodotti del nostro territorio e quello che c'è nel periodo. Normale. Ce la faremo una mangiatina a Natale. Chiedo scusa, non voglio porgere le spalle al pubblico, facciamo così. Ecco, Francesca Fellini, allora ieri sera hai presentato il tuo buon libro, buonasera, sì, ci diamo del lei, diventiamo anglosassoni, sì, con una certa prova. Allora, ti ho fatto visitare un pochino Castelbuono e tu hai cominciato a sorridere. Francesca mi ha fatto una promessa, vorrei che tu lo dicessi in diretta. La casa della Valle a Castelbuono. Quello che piazzate in pianta stabile della Valle non mi danno proprio. Uno che fa le promesse in televisione, no, dice io mi sono innamorato di Castelbuono. È un paese davvero divino, come dice questa manifestazione, ma soprattutto per i suoi abitanti, per le bellezze del suo centro storico. Ci sono delle persone, io ho girato tutta la bellissima Italia, il nostro stivalone, ma non ho mai incontrato la felicità negli occhi come nei paesani di Castelbuono. Quindi è vero, siete delle persone straordinarie, si sta molto bene qui, per il momento è un po' lontanina dalla mia Rimini, Castelbuono, però giuro di tornare al più presto, più lontano magari sarà l'anno prossimo di questa manifestazione. Grazie comunque a Dario Guanciello che mi ha invitato ed è stata una bellissima esperienza, grazie. Grazie a Federica, a Francesca Fellini, mi viene sempre il nome dello zio, chissà perché. Passo dietro. Allora, contento di questo riconoscimento? Per il futuro che ci riservi? Ma è sempre una buona tavola. Meno male. Allora, possiamo consegnare le targhe? No, tocca a te, tocca a lui. Natale, datti da fare, dai, aiuta questa ragazza, tu che ami molto le donne, dai. Facciamo un applauso a questo trio straordinario. Signori,